Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di oggi è veramente un Vangelo terribile, dove Gesù ci chiede, ci impone di non opporci al malvagio e di lasciare che tutto quello che di male vogliono fare a noi sia fatto, anzi, porci l'altra guancia. Non vi opponete al malvagio. È più difficile perché tutti noi cerchiamo e vogliamo giustizia, vogliamo sicurezza, certezza di una vita tranquilla e soprattutto vogliamo che ci sia una forza superiore a noi che dica e che faccia in modo che le cose siano a posto. Non sopportiamo assolutamente né l'idea del pericolo e tantomeno l'idea della ingiustizia che possiamo subire. Qual è dunque la virtù che occorre esercitare per seguire questo comandamento? Una virtù che possa superare la nostra idea di giustizia, la nostra esigenza di ansia e di sicurezza? Certamente la virtù teologale, cioè che viene dall'alto e non è nostra, non è una produzione nostra, della fede. La fede è un atto di abbandono nelle mani di Dio, sapendo che è Lui la mia giustizia. È Lui che tiene in mano le sorti del mondo e a Lui che devo affidarmi. Ma anche questo non va inteso in senso banale come richiesta a Dio di farmi vendetta presto, subito, come quando dico io. Perché il comandamento che ci dà Gesù non contempla questa cosa. Il male subito e le ingiustizie che arrivano e che sembrano non avere nessun tipo di giustificazione richiedono una giustizia molto più alta di quello che noi pensiamo. Quando vediamo anche gli inermi, i piccoli che vengono massacrati, colpiti o fatti soffrire, da quelli che sono eventi naturali, calamitosi, malattie, incidenti, ma anche la violenza degli adulti. Tutto questo chiede un'idea di giustizia che è fede in Dio, che tiene in mano tutte le sorti di tutti gli individui. E soprattutto non sia Dio il colpevole di ciò che è nella natura delle cose e tantomeno nella natura delle nostre azioni, delle nostre responsabilità. Fede e abbandono dunque presuppongono un Dio grande che contempla il bene e il male in questa terra e ci aiuta a superare, mantenendo intatto il nostro cuore nelle prove. Ma pensando a quale sia, insieme alla fede, la virtù più necessaria per superare questo ostacolo che abbiamo dentro, di rifiuto, del malvagio, di opporci al malvagio, di non opporci al malvagio, cioè di essere passivi di fronte all'ingiustizia e alla violenza. Penso che la virtù più difficile, ma più necessaria, sia proprio la virtù dell'amore. Amate i vostri nemici, benedite chi vi maledice, fate sempre del bene, rispondete con il bene al male. La virtù dell'amore dunque è quella che supera, mi fa superare, non solo l'accettazione del torto, ma diventa anche un'azione attiva, positiva nei confronti degli altri che è indifferente a quello che è la risposta dell'altro, perché il bene dell'altro non può coincidere con il mio interesse o ciò che io voglio o il mio bene personale. E poi, perché l'amore è ciò che è Dio, Dio è amore, e io devo seguirlo in questa via. E quindi, l'unica motivazione che mi può sostenere nelle situazioni di pericolo, di danno, di persecuzione, di morte, di rovina,
tutto questo è sopportabile solo se io lo faccio per amore di Dio. È per amor suo che io sopporto ogni cosa. È per amor suo che non vado alla fatica. È per amor suo che tengo il mio timone dritto alla stella polare che è il suo stesso amore, perché so che dopo le vicissitudini di questo mondo io ritroverò il suo amore che mi permette di arrivare a lui proprio perché il mondo non mi ha più inquinato, perché l'odio e il male riversato su di me non hanno inquinato il mio cuore, la mia volontà di amare, la mia volontà di credere in Cristo Gesù, nel Signore che mi salva. Solo questo amore per Gesù che è morto per me mi fa sopportare ogni tipo di male. Diversamente non avrei nessuna motivazione sufficiente per poter essere capace di darmi una ragione e di sopportare praticamente il male che è dentro di me, fuori di me, che mi circonda da ogni parte, ciò che io sono, ciò che gli altri sono. E per amore di Dio, la forza della luce del bene che mi trascina verso di Lui, mi attira e mi dà ragione del tempo limitato a questa vita, a questa terra, da superare in questa dimensione, perché è l'unica che mi conduce verso l'eternità, verso di Lui, e la sua stessa azione in me è ciò che Egli ha fatto per me. E ho gli esempi sotto gli occhi delle azioni di Cristo, il Figlio di Dio vivente, incarnato in un uomo vero, morto per me, ma risorto a indicarmi che questa, cioè Lui, è l'unica via. Dio vi benedica.